your smile, like the sunshine. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa puntata di Bear and Breakfast. Nello scorso episodio avevamo avuto un pochettino di problemi perché io dovevo fare l'uovo alla Dippy per il nostro amico Opossum, ma praticamente non avevo preso l'oggetto. Adesso siamo pronti, vediamo cosa ci dice il nostro amichetto e cerchiamo di andare avanti un pochettino con la storia. Ok, pronti? Via. Hai qualcosa per me? Sì, fresco appena uscito dalla cucina. Salato, saporito, cremoso, delizioso. So che sto per fare qualcosa di inutile. Tu hai creato un cattivo uomo alla Dippy, ragazzo mio. Oh, grazie. Non l'ho agitato, non l'ho scosso, l'ho soltanto cucinato. Avevamo l'abitudine di prendere l'uomo alla Dippy forse una volta all'anno. A mia povera mamma, non la biasmo. Lei ha fatto del suo meglio. Eravamo 12 fratelli e lei doveva portarci tutti sulla schiena, sulla sua schiena, letteralmente. E anche noi eravamo tutti dei piccoli idioti, facendola impazzire. Oh, non credo che mia madre avrebbe potuto gestire più di un Hank. Ricordo in un tempo, una volta, io e i due fratelli maggiori, sì, più vecchi, i miei più vecchi fratelli, uni maggiori, e io ci siamo alzati nel mezzo della notte, nel cuore della notte, per rubare il padding. Del padding, o padding proprio, o un budino praticamente. E abbiamo accidentalmente fatto cadere l'intera ciotola dal terzo piano. Giuro che lei dalla bocca sputava fuoco. Pensavo che sarei sicuramente morto quella notte. Non mi è stato permesso infatti di uscire dal buco per 3 giorni di fila. Già. Questo non è stato nemmeno il periodo più lungo nel quale io mi hanno messo nel buco. Ti ha mai messo in un posto carino quando hai fatto qualcosa di buono? Come uno scaffale in alto da qualche parte? Cosa? No, è stupido. Questo è stupido. Inoltre non ricordo di aver fatto qualcosa di buono. Come sempre. Meschina con la gocciolina nell'occhio. Era come se fossimo 12 diavoli messi su quella terra. Nella terra. 12 diavoli, sì. Messi sulla terra per tormentare mia madre.
mentre lei è ragazzo, noi eravamo bravi a farlo. Non lo so, io non lo so, io ricordo di aver fatto un sacco di cose stupide, ma non penso che mi abbia, che loro mi abbiano mai messo in un buco. Sì? Beh, come sei stato punito? Ti hanno forzato a mangiare il sapone dei piatti. O ti hanno dato il bastone sulle zampe. Un vecchio bastone sulle zampe. L'ho odiato. Lei di solito si sedeva con me e io parlavo. Io dicevo, gli parlavo di cosa avessi fatto di sbagliato. Di solito mi sentivo abbastanza in colpa da scusarmi e no, non farlo mai più. Farlo di nuovo. Oh, capisco. Vedo. Questo è stupido. Ehi, sai cosa? Quando avrai finito di rovistare, io penso che mi servirebbe un po' di aiuto con gli umani. Sì, vedi, non sono un grande orso, io non sono il grande orso della gente. E penso che... Ah, io penso di aver bisogno di qualcuno con un po' di cuore e un po' di brio. Zig. E non fraintendimi, ha un sacco di energia puzzolente. Dannatamente giusto. Ma forse è proprio quello che mi serve da qualcuno, ovvero che gesti che qualcuno che gestisca il mio banco della portineria, quindi la reception. Vuoi dire che certamente, potrei usare qualcuno che spaventa un po' di baffoni, che spaventa i baffoni di alcune persone per un prezzo equo. Beh, questa è una delle cose meno stupide che abbia sentito oggi, Hank. Ascolta. Se io vengo ad aiutarti, io avrò bisogno del mio piccolo tavolino con la mia piccola sedia. Ecco, da sempre l'innegabile opossum. Ah, la sempre People possum. Aspetta, no. Da sempre l'innegabile opossum della gente. Sì, delle persone. Gus aveva offerto i suoi servizi come portiere. Tutto ciò che chiedeva era un piccolo stand dove attraverso il quale potesse occuparsi degli affari, ovviamente. Una perfetta posizione per una persona così affascinante. Però tipo è un fascino individuale.
Affare. Vabbè, affar fatto. Deal. Oh, questo è fantastico. Quindi fantastico, io sono emozionato. Questo è bellissimo. Tu sei fantastico. Sei rimasto male. Hai sbloccato una nuova ricetta. Ricetta del banco della portineria di Gus. Ok. Grazie, Hank. Oh, ho accettato finalmente un apprezzamento. Incredibile. Allora, Gus si è offerto di venire a lavorare per te. La sua specialità è incontrare e salutare le persone. Hai imparato il progetto per Gus, per lo stand, quindi l'oggetto. Dove sta il mercatino, insomma, lo stand di gas. Ora crealo su qualsiasi banco da lavoro. Posiziona lo stand di gas ovunque nel resort, in un resort, per sbloccare i suoi servizi in quella zona. Puoi attivare i servizi di Gus tramite la schermata gestione della cabina. Gus accetterà automaticamente nuovi ospiti in tutte le camere da te indicato, risparmiando la necessità di farlo tu manualmente. Tuttavia, Gus non sarà bravo come te nell'adattare le camere alle esigenze degli ospiti, quindi scegli quali stanze gli chiedi? Ah, devi scegliere quale stanza lui si occuperà di gestire. Con attenzione. Ogni camera da letto gestita da Gus costerà un numero fisso di monete al giorno. Mi sembra anche giusto che si riprenda la paga. Se finisci le monete, questo servizio si interromperà automaticamente. Dovrai riattivarlo e tu dovrai riattivarlo da solo. Allo stesso modo, se modifichi l'elemento staff o le stanze che colpisci con questo effetto, il servizio verrà è fermato e dovrà essere riacceso manualmente. Ok. Va bene. Perfetto, sì. Ok, allora qui abbiamo finito, finalmente. Ritorniamo allegramente al nostro resort. Che per esempio questa cosa sarebbe tipo nostro hotel, ma anche un hotel, perché a parte il motel non è che abbiamo chissà quale cosa. Allora, ogni volta che si passa qua ci sono tipo, sembrano serpenti in oggetto. Allora, andiamo a Timberlake, ci facciamo la missione, quella dell'hotel. Andiamo a cosa ci dice. Che abbiamo potenziato le camere, abbiamo sostituito i vecchi arredi con gli arredi nuovi di livello superiore. Vediamo cosa ci dice. Allora, hai completato il lavoro? Ovviamente sì. Non saremo qui. Sì. Congratulazioni. Ciò avvantaggia naturalmente la tua posizione, della location, i benefici derivati da questa location. I tuoi ospiti avranno ora ancora maggiori aspettative per questa location, ovviamente. E questi ovviamente ti ripagheranno con un pagamento più alto.
Ok, vediamo la prossima missione. Sì. Completare la seguente missione. Allora, bisogna adesso ottenere 10 esenzioni di livello 5 su Timber Crossing. E avrai una maglietta nuova, bizzecca. Una maglietta fresca. Va bene, buono. So, ovviamente sì. Una magliettina mi manca, così mi sto trasformando in un umano. Sì, un po' le monnezzette. Ok, ce la prendiamo. Allora, andiamo un momentino. Creiamo lo stand di... che poi sembra un leggio, effettivamente. Allora, no, qui. Ok. Allora. Sarà una cosa a parte, esatto. Ok. Allora facciamo 3, 4. Vediamo cosa succede. Allora. Il leggio è un problema qui. Lo potrei mettere. Sì, questo è un problemino. Sono questo dovrei spostarlo. Sì, forse meglio così. Ok, mettiamo qui. Sì, mettiamo così. Ok, va forse qui. Ok. Edit. No, turn on. Ok. Allora, occupati di quella stanza. Occupati di questo di qui e questo di qui. Perfetto. Sono 250 metri al giorno. Siccome adesso abbiamo la cosa automatica, dobbiamo andare un pochettino meglio. Andiamo. Che dice offrimo? Ah, forse devo salvare i cambiamenti, mannaggia. Sì, tu non hai salvato i cambiamenti, ok. Va bene, adesso l'abbiamo fatto. Perfetto, questo l'abbiamo completato. Ok, allora. Vediamo che cos'altro. C'era parola di costruzione da questa parte. Buffet. Ah, di livello 3. Questo era buono. Sfruttamento. Ecco, bedroom. Perfetto. Allora, livello 3 elegante. Questi che livello sono? Aspetta. Andiamo un attimo di mentre lo vediamo. Mannaggia. Niente, mettiamo qua. Allora, questo è il livello era. Ok, livello 3. Facciamo una cosa più intelligente. Ecco. Ok. Va bene. Una cosa che è bruttissima è che non si può, mannaggetta, fare alcune cose interessanti. Tipo ruotare, perché non siamo soltanto frontale. E questo veramente dà fastidio a un certo punto del gioco. Adesso ci abbiamo qua l'oggetto posso, mannaggia la miseria.
La tiro qua. Che è una cosa assurda, sta roba qui. Allora, rimettiamo questo di qui. Intanto, ok. Mettiamo qui. Intanto, non ti serve più tanto. Ok. Questo ce lo mettiamo qui. Questo ce lo mettiamo qui. Ok. Lo passo meno. E questo è fuori fatto. C'era pure questo, ma non lo possiamo mettere nessuna parte. Quindi ce lo rimettiamo qua in saccoccia, pazienza. Vabbè, penso che più di così non si possa fare. Dobbiamo vedere se arriva Gus. Va bene. Andiamo adesso se negli altri. Allora, abbiamo sbloccato questa cosa delle 5 stelline. Ok, sblocchiamo pure qui l'altra missione. Ok, cosa ci regalerà? Ha completato il lavoro, sì. Congratulazioni, vabbè, sempre la stessa cosa, le aspettative minime. Ok, questo non è il tempo. Ok, allora, 400 soldi. Sì, va bene. Allora, proviamo a mettere qui la situazione. Ah, perfetto, si può mettere pure qui. Ecco, mettiamo qui la Gio. C'è Gio. Allora, dobbiamo interagire qui. Ok, dobbiamo attivarlo. Attivato. Allora, lo mettiamo in 1, 2, 3. 4 e 5, tutte le camere voglio attivarlo. Sì. 300 monete, contando che questi qua pagano meglio. Andrà bene. Ok, e questo abbiamo fatto. Ah, già abbiamo completato proprio questo allora. Hai completato, sì. Congratulazioni. Ok. Più alte delle aspettative. Allora, bisogna fare un bagno di livello 3, due ospiti in più e igiene. L'igiene, ok. Sì, anche se però non abbiamo sbloccato, quindi dobbiamo sbloccare ancora il bagno di livello 3. C'è molto più lussuoso. Va bene, allora l'unica cosa che ci rimane è parlare con il nostro amico Squaletto. E l'amico Squaletto adesso era nell'altra residenza, quindi dobbiamo andare a Heart Lake. Andiamoci. Vediamo cosa ci dice il nostro amico Squa. Così andiamo avanti con la storia. Adesso comunque farmeremo automaticamente le monete. Quindi non dobbiamo fare granché. Allora, gli studi suggeriscono che la codificazione ritardata, quindi fatta dopo il ritardo, può essere una condizione seria. Con l'implicazione di cambiare la tua. Con l'implicazione potenziale che possa cambiare la tua vita. Proteggi te stesso e la tua famiglia oggi con lo speciale 2 per 1. Ok. Io penso che ti abbia già soddisfatto.
e gli standard congratulazioni per aver raggiunto ancora una volta lo standard più ambito di tutti, l'orso minimo. Questa location ha molteplici opportunità per ulteriori avanzamenti, migliorare i progressi, quindi si può migliorare. Ma i nostri dati suggeriscono che la tendenza verso una soluzione rapida, quindi i nostri dati suggeriscono che tu hai la tendenza di trovare una soluzione rapida e superficiale per aggiustare le cose. E questa è l'apertura perfetta per cercare una nuova sede di espansione. Ricorda, ogni volta che vuoi aggiungere una nuova proprietà premium alla rete del Banco dei Pegni, trova il tuo squalo locale dei pegni, il tuo scuola scu dei pegni locale, e presta il bottone verde. E ancora una volta, allora, il nostro... Ma perché non si legge? Oddio. Tutti, non lo leggo. Perché? No! Non si è letto. Si parla con Barba nell'Atlec, ma non si è letto niente, perché... Non si è capito in realtà. Era un bug oppure è proprio il gioco che non si permetteva esattamente di capire cosa diceva? Boh, può essere. Ok, apriamo con Barbara. Shh. Sii gentile, ascolta. Sto ascoltando. Rumori bassi da orso. Allora, c'è sempre saggezza nel sussurro dell'acqua. Hai anche se questo è un sussurro particolare, particolarmente forte, rumoroso. Non è divertente. E questo non, sì, non è divertente più tu lo ascolti, come più lo ascolti. Lui diventa più silenzioso. La troppa calma può essere piuttosto pericolosa, specialmente per qualcuno a cui non sono state suonate alcune ca ca campane nella vita. Campane di allarme, forse in questo senso intendo. Allora, le opzioni sono due. Non c'è bisogno, c'è sempre qualcosa che fa rumore nel mio corpo, tipo gli scorreggini, se ne so, oppure cosa, io non ti sento, no vabbè dai, lo facciamo una battutina, sei sempre dello spirito giusto. Non ho potuto fare a meno di notare che il giardino del capitano è di nuovo aperto. Ha di nuovo questo business, sì. Ho sempre coltivato il mais il mais dolce. Sembra proprio che le tue zampe morbide siano morbide. Piccoli unks, piccoli pezzi di magia. Tipo dei pezzi ma le mani fatate, una cosa del genere. Non ricordo l'ultima volta che ho visto tutta la valle così attiva. Le persone sembrano felici. Hanno un aspetto felice. Stai facendo un ottimo lavoro.
Oh, grazie, vecchia signora. Oppure, no, stai facendo un ottimo. No, tu stai facendo un ottimo lavoro. Romori felici da orso. Dimmi. Io penso. Ma ascolta, dimmi. Io penso che tutte queste escursioni mi abbiano fatto venire un po' di fame. Ok. Visto che hai accettato le hai accelerato. Fast tracker mi sa che però significa tipo fast food, no? Quindi il camioncino del mangiare. Sì. Hai creato, hai adesso questo food tracked, quindi fast tracked, quindi sì, direttamente sarà tipo hai accelerato verso quella direzione. Le tue inclinazioni gastronomiche, ok, gourmet, sulla cucina, sul mangiare. Mi chiedevo se saresti disposto a fare uno spuntino con una vecchia signora. È una. Sì, uno spuntino con una vecchia signora. Perché non si crea spuntino. È un piccolo assaggio di casa, immagino. Allora, cucina dobbiamo cucinare una zuppa di funghettis. Andiamo a fare. Intanto, prima di tutto, ci mettiamo qua pure a gusto. Allora, sì, mettiamo qua Gus. Questo si può fare, vediamo. Eh sì, bellissimo, ce lo buttiamo qui. Ma forse pure qua. Ah, ma pure questo si poteva fare, mannaggia, sono stato un po' sciocchetto. Vabbè, non lo mettiamo ora. Ce ne freghiamo. A posto. Ok. No, prima di iniziare ci prendiamo un'altra missione. Sì, vabbè, dice sempre le stesse cose. Allora, devi servire 10 patti ad Height Lake, al grande all'alto lago. Sì. Va bene. No, ancora non abbiamo fatto nessun progresso perché ovviamente il cibo non si trova. Che è successo? Come mai c'è questa visione particolare? Non so se si è buggato. Allora, l'abbiamo fatto. Cibo siamo combinato. Nel buffet non c'è più niente, vero? Match. Ah no, qua c'è qualche cosa. Perfetto, ok. Allora, dobbiamo cucinare questa zuppa di fungos. Dove sono? Dove? Ecco qui. Allora, ci vuole la cipolla. Ce l'abbiamo. Dobbiamo fare bollire. Quindi due bolliture. Tanto è un fuoco. Va bene, allora, fungos e funghettiamo, poi questo qui e questo qui. Vediamo, c'è altro. Sì, ci mettiamo qua un altro focherello. Va bene. Sembra tutto pronto, la cuciniamo. Tanto ne vuole uno. Allora, risaporiamo. Ok, ottimo. Allora, cipolle sono tornate a posto. Allora, ce la mettiamo qui nella cucina. Allora, ci serve
serviamo il nostro piattino di fungus, che non ci serve. Ecco, cucinando. Camomillino. Editti. Questo di qui. Ok, questo lo sommiamo. Ma non abbiamo il risultato sperato. E lo mettiamo pure qui a questo punto, allora. Ok. Tanto lui ne vuole soltanto uno. A posto. Molizzetto. Ok. Cucina ce l'abbiamo. Ok. Allora, edit. Turno on. 1, 2, 3 e 4. Perfetto, questo l'abbiamo fatto pure, abbiamo messo pure questo automatico. Allora, e poi non c'è più niente. Niente, andiamo a parlare con la vecchia signora. Ok, andiamo da Barbara. Barbara. Allora, hai qualcosa per me? Sì, l'ho. Rumori da orso. Allora. Oh, sei troppo gentile, grazie. Questo odore. Come corteccia di pino e come corteccia di pino e muffa. Ah, questo sicuramente colpisce. Va dritto al punto. Riscalda gli anfratti più scuri della mia anima. E questo. No, aspetta, no. Questo piatto, quindi si intende, riscalda gli anfratti più oscuri della tua anima. Ecco, sì, della nostra anima, sì. Questo... questo vuole, insomma. Questo vorrà fare... Ora sono convinta di questo. Se vado se mi vedi con una faccia affamata, io posso, se io vedo qualcuno con la faccia affamata, io posso mandarlo da questa parte, da te, praticamente. Sì, posso mandarlo da te. Bello. Questo tuo piccolo tentativo di tirarmi su mi ha dato tutta l'energia che avevo di bisogno. È ora che io riparta di nuovo. Che io vada di nuovo. È tempo che io riparta. Spero... sì, spero che io ti possa rivedere. Tu sei un'adorabile creatura. Faccio la capretta. Cosa vorrà? Oh,
Oh, ciao. Scusa, mi spavento facilmente. No, non ho capito. Io mi spavento tutto il tempo. Me stesso si spaventa tutto il tempo. Sei sicuro? Sei ancora qui? Sei ancora qui? Voglio dire, certo che sei ancora qui. Io pensavo fossi impegnato con il... Allora, io pensavo che tu fossi impegnato con tutte le persone che stanno venendo e le case, con le persone, le case e tutto il resto. Beh, non sto dicendo che non lo stai non lo sto, non sto dicendo che tu non lo sei, non lo stai facendo praticamente. Sono sicura che questo richiede molto lavoro. E abilità. E cervello. E bell'aspetto. Sì, certo, anche quelli. Da quando sei arrivato, io ho pensato. Sono rimasta bloccata in quel solco qui intorno. Quella buca forse in questo senso. Facendo la stessa cosa, perdendo la mia routine. Non importa nemmeno più del suono, non mi importa nemmeno più del suono che fa la notte, la grande pietra nera, fa di notte. Ogni notte, fa la notte, sì. Io penso di voler provare qualcosa di nuovo. Oh, potrei portarti a conoscere i miei amici. Posso presentarti la mob. Inteso praticamente come crew, inteso come organizzazione del ratto, ecco, mob. Sono cattivi, ma hanno un accento divertente, strano, quindi vanno bene, va bene. Che cosa? Che cosa? Dovrei andare? Dovrei lasciare questo posto? Non posso stare qui? Oh no, 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 no. Sto pensando più. Sto pensando più. Sto pensando nel modo, quindi nel regno, nell'ambito di cucinare nuove ricette, di creare, di cucinare nuove ricette. Ah, ho capito. Questo è divertente, immagino. Sì, esattamente, perché devo andare da qualche parte. Perché dovrei andare fisicamente, si intende, da qualche parte, se posso avere il mio piccolo assaggio a casa mia, a casa.
È un po' come viaggiare con la bocca aperta, con la bocca, sì. È come, un po' come viaggiare con la bocca, quindi viaggiare con le parole. Sì. Io amo il mio giardino, ma non cresce molto nel giardino. Pensi di poter provare a trovarmi degli ingredienti più sconosciuti, che non siano familiari? Qualcosa che qui non cresce, qualcosa di fresco e piccante. Zenzi, forse inteso come zenzero, no? Che è questo asprigno piccante. Ok, parla con Sabbi. Vuole qualche cosa di nuovo. Forse intende che di noi dobbiamo comprare gli ingredienti da là. Una situazione qua. Hai trovato gli ingredienti per me? A quanto pare no. Sì, mi sa che sono. Dobbiamo fare degli acquisti. Comunque, vedo che c'è una freccia, ma. Sì, non è segnato. Cioè, a parte segnato sulla mappa, non vedo che ci siano cose. Ah, però comunque. Allora. Va bene ragazzi, ci lasciamo qui, vediamo la prossima puntata cosa c'è nella freccia che ci sta indicando sulla mappa. Va bene, ciao!